Assessore Barbagallo, in Liguria è boom agriturismo, i 537 agriturismi liguri stanno andando molto bene, c'è la possibilità di una espansione del settore, voi andate a Milano alla fiera agriturismo in fiera per cavalcare il momento. Ma noi partecipiamo a questa fiera promozionale a Milano per presentare quella che è la nostra qualità degli agriturismi liguri, che saranno presenti circa una trentina di aziende, siamo stati anche l'anno scorso con dei buoni risultati e presentiamo quello che è la nostra produzione di aziende liguri, che sono oltre 500 in Liguria, solo un terzo neanche fa la ristorazione, e nella nostra visione multifunzionale dell'azienda agricola l'agriturismo svolge un ruolo molto importante, che è quello proprio di abbinare la produzione agricola con l'accoglienza, con l'immagine del nostro entroterra, con le conoscenze del nostro entroterra. E quindi anche in prospettiva dell'Expo dell'anno prossimo a Milano abbiamo voluto anche partecipare quest'anno e ci auguriamo di ottenere dei buoni risultati. Può essere un'opportunità per i giovani, sono previsti anche incentivi per la creazione di impresa in questo settore? Gli agriturismi, c'è una fortissima domanda, vi basti dire che dagli anni 90 a oggi abbiamo decuplicato il numero degli accreditamenti degli agriturismi. Certo, il giovane, nella visione che dicevo prima, multifunzionale dell'azienda agricola, può svolgere un ruolo molto importante e con il nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020 sicuramente saranno previsti, e abbiamo già visto dal regolamento comunitario, degli incentivi ai giovani che vogliono intraprendere questa attività. La Liguria ben si presta quindi a abbinare un'agricoltura di grande qualità, di cultura intensiva e una politica dell'accoglienza, visto che è una regione a tradizione turistica e di accoglienza molto grande.